Buongiorno dalla laguna di Bacalar. Oggi ci spostiamo con una coppia di ragazzi che ho incontrato qui nell'appartamento. Andiamo a visitare un'altra laguna, si chiama Laguna Bonanza, molto meno cara rispetto alla vicinissima, come si chiama, Los Rapidos, e avremo modo di vedere gli stromatoliti e ci divertiremo un sacco. A dopo. E siamo arrivati alla Laguna Bonanza, che alla fine è un cenote che si collega poi con il fiume che porta a Los Rapidos, e abbiamo affittato un kayak e adesso ci facciamo un bel giro di 2 ore in kayak. Wow ragazzi, ho affittato il kayak e adesso mi sto lasciando trasportare dalla corrente, sarà dura il rientro e tranquillità. Wow, comincia a sentirsi la corrente, tornare indietro ci sarà da ridere. E sono solo le 10 di mattina, ma guardate che colori, lì in fondo si vede la coppia di ragazzi francesi e andiamo a raggiungerli. Ah, che sensazione di libertà assoluta. Guardate che posto. Tutte queste formazioni rocciose che vedete sono stromatoliti. E qui siamo entrati praticamente all'interno del Los Rapidos, che è un ristorante dove, a differenza di noi, paghi 20 euro di entrata, che noi abbiamo risparmiato, e così c'è uscito praticamente il kayak a gratis. Come potete vedere, si galleggia e si viene trasportati dalla corrente alla grande. Andiamo avanti. E qui siamo proprio davanti al ristorante Los Rapidos. Stiamo facendo dolcemente trasportare dalla corrente. Wow, che pace! Smile guys, you are on YouTube! Now it's so hard to go back. Wow. Sono distrutto ragazzi, avrei voluto filmare di più ma era impossibile. O si filmava o si pagaiava, e vi assicuro che pagaiare controcorrente è stato massacrante. I ragazzi francesi quantomeno erano due motori a pompare, ma io ero solo. Tra l'altro pensavo di essere in ritardo, invece ho ancora praticamente un'ora e adesso mi godo questo momento di pausa. Appena girato l'angolo da lì comincia la corrente, ma che bello, che bello. Adesso aspetta che cerco di girarmi. Vabbè, usiamo la pagaia, va. Adesso da lì, da quelle capannine lì, farò volare il drone senza allontanarmi troppo, perché con questo telefono non è che mi fidi molto.
e si spegne lo schermo, e comunque alzandomi dovrei essere in grado di darvi una prospettiva dall'alto dello Srapidos. I ragazzi sono tornati indietro per fare il secondo giro, per me era impensabile. Wow, c'erano dei momenti che si era praticamente fermi, però che bello vedere l'acqua super cristallina qua, per dirvi è quasi sporca. Vedevi proprio benissimo delle formazioni incredibili, delle specie di buche enormi e gli stromatoliti che sono un regalo della natura. E qui dietro di me potete vedere gli stromatoliti e questo paradiso. Ah, e la corrente mi sta di nuovo portando fuori. No, corrente. Quindi ragazzi, se avete intenzione di fare le ferie da febbraio a agosto, settembre in Messico e trovate un mare di alghe, venite a Bacalar. Ricordo, questa è acqua dolce, non è acqua salata, è un paradiso. Ed ecco che arrivano. Due ragazzi francesi,
Thank you.